Fonte Branda è la più antica, la più famosa ed imponente tra tutte le fonti senesi. Le prime notizie e i documenti ufficiali riguardanti la fonte risalgono al 1081. Nel 1193 viene ampliata e modificata da un certo Bellamino e nel 1246 è ricostruita nelle forme attuali in mattoni e travertino da Giovanni di Stefano. Tre grandi arcate gotiche ogivali, sormontate da una serie di merli guelfi aggiunti nel 1270, caratterizzano la struttura della fonte. Sulla fronte vi sono quattro statue leonine con al centro la balsana, lo stemma di Siena. Fonte Branda riceve l'acqua dei bottini ed era in origine formata da tre vasche. La prima era destinata a contenere l'acqua potabile, la seconda, alimentata dal trabocco della precedente, era utilizzata per l'abbeveraggio degli animali. Infine la terza si utilizzava per lavare i panni. Le acque di risulta, uscite dall'ultima vasca, venivano usate dai conciatori, nelle botteghe dell'arte dei tintori e dai mugnai come forza motrice nei molini. È particolarmente nota per la citazione che ne fa Dante nel 30° canto dell'Inferno e Boccaccio nella terza novella della 7ª giornata del Decameron. Inoltre, nei pressi della fonte è nata e vissuta Santa Caterina da Siena, che per questo è chiamata la Santa di Fonte Branda. Poco distante dalla fonte troviamo la porta di Fonte Branda, che fu realizzata verso la metà del XIII secolo con la quarta cerchia muraria, andando così a sostituire la precedente porta salaria. Più precisamente, la sua costruzione viene fatta risalire al 1257, anche se alcuni lavori sono testimoniati nei libri della Bicherna a partire dal 1230, quando viene pagato il maestro muratore Giovanni di Galigario per il suo impegno pro reactanda porta di Fonte Branda. E nel 1249, quando la stessa cosa fu fatta per un tal Serafino che ottenne dal comune di Siena 30 denari. Dal gusto architettonico semplice e contenuto, aveva in origine una torretta che la sovrastava ed una guardiola gettante con loggia aperta, simile a quella di Porta Tufi, che permetteva la difesa della città e della porta stessa. Era presente anche un'antiporta, oggi purtroppo andata distrutta, chiamata appunto Antiporta di Fonte Branda, posizionata a valle e molto simile alla porta principale, costruita per ragioni daziali. Qui infatti si teneva il commercio di suini. Dal 2007 la porta di Fonte Branda è l'accesso alla parte finale, con arrivo in Piazza del Campo, delle Strade Bianche, una corsa di ciclismo che si svolge in larga parte nelle colline del Senese.